Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Now, what Sister Miguela just said is, I bear witness, there is no God, worthy of worship, worthy of worship, but Allah, the Almighty. And I bear witness, that the Prophet, Muhammad, peace be upon him, peace be upon him. Is his servant, and his final messenger. Allahu Akbar. Welcome okay, to tutte che piangono. The family of the flute. Okay. Assalamu alaikum, fratelli e sorelle, rieccoci qua. Spero che siate tutti bene. Io alhamdulillah sto bene e oggi sono emozionatissima perché una mia ex collega oggi ha fatto la shahada e ho proprio l'opportunità di farle alcune domande e penso che anche voi sarete curiosi. Allora, lei è Michelle, ve la presento. Appunto, come ho detto prima, la mia ex collega e vorrei proprio sapere la tua storia. Raccontaci un po' come che ti sei avvicinata all'Islam. Cosa è successo? Beh, è successo tutto velocemente, ma nello stesso momento magnifico. È stato tutta una sorta di emozioni che è difficile anche da spiegare. E da quel giorno che ho sentito tipo una sorta di avviso, che so che anche se tu non ne hai conoscenza, l'avviso era tramite mio marito, che adesso ci siamo sposati. Da quel giorno che ho conosciuto lui ho avuto molto più conoscenza riguardo all'Islam e mi sono sentita molto, non so, emozionata, anche se non conoscevo bene di cosa era riguardo, però giorno dopo giorno mi sono resa conto che era la scelta giusta e avere questa strada. Mashallah. Quindi oggi tu hai fatto la shahada, dimmi cosa ti sei sentita dentro, che emozione hai avuto facendo la shahada oggi? Beh, solo il pensiero, come si può sentire, sono super emozionata e ho sentito una sorta di scossa, una sorta di energia, una sorta di... Come una porta che si aprisse. Esatto, un vulcano in un secondo, un'emozione stupenda. Mashallah, ragazzi, mashallah, l'Akbar. Mashallah, mashallah. Adesso io vorrei proprio sapere quali sono le tue intenzioni, qual è il tuo prossimo step, ora che hai fatto la shahada. Beh, sicuramente approfondire molto più riguardo a come leggere il Coran e come sapere svolgere benissimo la preghiera, e imparare a memoria delle preghiere e tutto pian piano, tutta una sorta di imparare anche l'arabo. Inshallah. Quindi tu farai la prima volta il Ramadan o lo hai già fatto? No, già l'ho fatto anche prima di convertirmi. L'ho fatto l'anno scorso con mio marito. E sì, adesso ovviamente non posso farlo, però non posso dirlo perché. Però lo farò dopo. Inshallah, li recupererai, inshallah. Va bene, quindi io quello che ti posso consigliare è... Questo ovviamente è una porta che ti si è aperta, mashallah, e dovrai comunque metterti d'impegno, perché comunque questo è un impegno e lo devi fare solo per Allah, sì, ma anche per te stessa. Quindi devi cominciare anche a capire qual è la tua giornata quotidiana, sarà un appunto di
pregare 5 volte al giorno, quindi il tuo primo step sarà appunto di imparare almeno le sure quelle più piccoline, certo, per poter cominciare a fare i primi rakà, poter almeno fare le 5 preghiere, le che base. È la cosa più importante. Quindi il tuo primo step deve essere questo, inshallah, e spero che Dio ti apra le porte per avere la facilità di imparare l'Islam e di andare nella retta via. Voglio appuntare una cosa, non avrò nessun problema di indossare il hijab e sarà anche una cosa... La prossima volta la vedrete con il hijab. L'ultima domanda, vorrei proprio sapere da te che consiglio daresti alle persone che vorrebbero convertirsi ma non si sentono pronte o che hanno ancora questo blocco per poter fare questo grande passo. Beh, l'unica cosa che posso dire è pensare a se stessi in questo caso, perché non è una questione di divertimento, di benessere, di Allah. Quindi se vogliono farlo non devono pensare a nessuno che gli franculla la testa, e pensare a loro stessi. Sì, infatti voglio proprio aprire una parentesi. Ci sono molte persone che non vogliono convertirsi non perché non vogliono farlo, ma perché magari le persone che sono intorno a loro li ostacolano a non fare questo passo, perché si hanno paura di essere giudicati o di essere insultati, insomma, messi da parte. Ci sono famiglie che buttano fuori le loro figlie, quindi ci sono situazioni un po' complicate. E poi l'ultima cosa che volevo dire è, prima che lei facesse la shahada, io ho sentito che lei stava dicendo ma io non so pregare, ma io non ho fatto niente. È proprio che da qui si comincia. Da quando tu fai la shahada, poi da là ti si apre la porta, da lì comincerai a pregare, a fare tutto il resto dell'Islam. Quindi inshallah, che inshallah tutte voi vi faccio una preghiera, che tutte quante avete il coraggio di poter fare questa shahada e che più persone si possono convertire, inshallah, e che appunto Allah vi apre le porte per avere una retta via e andare in paradiso tutti quanti. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Are you convinced? Are you certain that this is the right path? This is the right vision? It makes me more feel secure, and I know like that him, he knows everything. Him, I feel it. You know that from when I start to know him, that in a little bit, I feel it different person. Even if I'm not here, so yeah. Sister Miguel asked a question beforehand, which is, what if she takes her shahada and she still does things that are wrong? I explained to Sister Miguel that none of us are perfect, whether you're born Muslim or you're not born Muslim. So the best thing is, you know, Sister Miguel, we don't know how long we're going to live. We don't know how long we're on this earth. For you to take your shahada, that's probably the best decision you will ever make in your life. Because from this day onwards, you will be cleansed like a newborn baby. As long as you don't commit any sins, you'll be clean and cleansed. And you will actually have entered into a beautiful stage of your journey, which is understanding there is no God but Allah. So I'm going to repeat the words in Arabic, and then I'll repeat it in English. I'll say it slowly, so to give you a chance to repeat. So, if you repeat with me. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Ilaha. Ilaha. In Allah. In Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Now what Sister Miguel just said is, I bear witness. There is no God. Worthy of worship. Worthy of worship. Of worship. But Allah. The Almighty. The Almighty. And I bear witness. That the Prophet. Muhammad. Peace be upon him. Peace be upon him. Is his servant. And his final messenger. Allahu Akbar. Welcome okay, to tutte che piangono. Family of Muslims. Okay. Some simple.